L'Inquisizione. Che cosa accomuna Giordano Bruno, Galileo Galilei e Giovanna d'Arco? Il filo rosso che accomuna questi tre personaggi storici vissuti in epoche differenti è rappresentato dal Tribunale dell'Inquisizione, in quanto tutte e tre, per motivi differenti, vennero considerati eretici e vennero giudicati dal Tribunale Ecclesiastico dell'Inquisizione. Di che tipo di eresia parliamo? L'eresia poteva variare a seconda delle tesi supportate dai vari processati. Che cos'erano le eresie? Una teoria non conforme alle sacre scritture o alle credenze stabilite nel passato riguardanti scienza e religione potevano essere considerate eretiche. Il caso più enigmatico è proprio quello riguardante Galileo Galilei, il quale, ci ricordiamo, venne considerato eretico in quanto mise in rilievo, teorizzò l'eliocentrismo, appoggiò la teoria di Copernico dell'eliocentrismo e quindi andò contro le sacre scritture in cui era presente la tesi, la visione del cosmo fondata su Aristotele, su quello che pensavano Aristotele e Tolomeo, aristotelico-tolemaica. Il Tribunale dell'Inquisizione quindi era un tribunale incaricato di giudicare gli eretici. Da chi era stato creato? Era stato creato dal Papa, ma sotto espressa richiesta da parte di sovrani stranieri. Ad esempio, nacquero l'Inquisizione spagnola e quella portoghese, desiderate dai monarchi dei regni iberici. Perché avevano richiesto l'istituzione di questi tribunali? Perché così avrebbero potuto convertire le popolazioni sottomesse durante la loro espansione coloniale. Quindi, per riassumere, l'Inquisizione era un'istituzione ecclesiastica fondata dalla Chiesa Cattolica per indagare, mediante un apposito tribunale, i sostenitori di teorie considerate contrarie all'ortodossia cattolica. Il primo tribunale dell'Inquisizione venne istituito da Papa Lucio III, supportato da Federico Barbarossa durante il Concilio di Verona del 1184. Tale istituto venne poi perfezionato dai papi successivi, fino a quando non venne testato su larga scala per cercare di reprimere il primo movimento eretico che stava iniziando a discutere la fede cattolica, il movimento cataro, il quale si sviluppò nella Francia meridionale e nell'Italia settentrionale. L'uso della tortura venne ampiamente utilizzato durante i processi. L'esempio più importante è proprio quello della caccia alle streghe, in cui un numero non ben definito di donne vennero torturate e uccise. Il Tribunale dell'Inquisizione aveva anche l'autorità di condannare a morte i processati e qui non è possibile non citare Giordano Bruno. Che ruolo aveva il Tribunale? Nel mondo medievale l'Inquisizione assunse un ruolo importantissimo perché difese le teorie cattoliche. La religione, negli anni del Medioevo, era il pilastro più importante all'interno della società. In Italia i tribunali dell'Inquisizione furono sostituiti nel 1542 da Papa Paolo III, con l'istituzione della Congregazione per la Dottrina della Fede, chiamata anche Santo Uffizio, che interveniva in tutti i casi in cui si giudicava messa in pericolo la cattolicità della fede. Nello Stato Pontificio il Santo Uffizio rimase attivo anche senza applicare torture e omicidi fino al 1908, quando poi venne riformato. Nel periodo contemporaneo, all'interno dei confini dello Stato del Vaticano a Roma, ancora oggi è presente un organismo che ha le sue radici nel Sant'Uffizio dell'Inquisizione e il cui compito è tutelare la dottrina della Chiesa Cattolica con la Congregazione per la Dottrina della Fede.